Carlo Rienzi, benvenuto, avvocato e presidente del Codacos. Lo dico subito, diritto di replica. Chiamate me, non disturbate la mia direttrice che è arrivata da poco, Simona Sala. Chiamate me direttamente. Avrete immediatamente il diritto di replica, non chiamate i direttori delle galassie. È un vostro diritto, avrete il diritto di replica. Ma io metto sotto inchiesta questo maledetto, questa maledetta abitudine di sputare sul nostro paese, sui nostri difetti. Poi noi li abbiamo, però, signori, calma. Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori. Che cosa è successo, avvocato Rienzi? Ma sul sito di questa compagnia aerea, EasyJet, hanno detto praticamente che in Calabria è un macello, ma hanno attaccato la Calabria come zona, come si dice, no? La pubblicità negativa praticamente. No, ma no? La dica fino in fondo, a chi ha paura, Rienzi? Dica la notizia. No, storia di mafie e terremoti. Non si capisci, terremoti in Calabria, manco mi pare che ci sono stati. Questo è un messaggio promozionale della compagnia aerea, luogo esatto, da non perdere. Ci sono pochi turisti perché c'è una lunga storia di mafie e terremoti. Insomma, è una cosa proprio di cattivo gusto. Che chissà quale stupido, scusi, io lo dico con molta sincerità, ha potuto scrivere una cosa del genere. Quindi appena noi abbiamo presentato una denuncia alla procura per questa cosa, là, il nostro Codacons calabrese di Lieto, immediatamente loro hanno chiesto scusi, sono accorti, evidentemente la sfuggita rimane a qualcuno, ma bisogna stare attenti su queste cose, perché poi adesso che abbiano cambiato, può essere che milioni di persone hanno letto quello precedente e hanno detto ah sì, ma in Calabria non ci andiamo, ma non si fa così, ma che modi sono? Poi il bello è che poi dopo che la nostra denuncia hanno cambiato, hanno visto che la Calabria è una specie di paradiso terrestre, poi è anche un po' ridicolo, cioè, allora vuoi mangiare bene vai in Calabria, vuoi andare vai alla Mezzia Terme e trovi i gelati, trovi i biscotti, trovi il mare pulito, trovi... vabbè. Insomma, brutti tempi per chi possiede una compagnia aerea, visto che alcune compagnie continuano, cioè insomma, hanno venduto biglietti per voli sapendo che li avrebbero cancellati. Oh, intanto ci è venuto un dubbio, ma non è che la regione Calabria non ha dato soldi alla compagnia, perché sapete che le regioni pagano le compagnie aeree per fare scalo da loro, no? Pensiamo che debba essere stata pure una cattiveria voluta, speriamo di no. Una cattiveria voluta ispirata dal mancato guadagno, lei dice, l'ha detto lei. Certo, diritto di replica, querelate il Codacons, ecco, dubbio. Lei segua sempre l'odore dei soldi, come dicono i giornalisti americani, dicevano i grandi giornalisti americani, non la sottoscritta. Ricordo che è finita sta storia delle compagnie che vendono i biglietti per i voli sapendo che tanto li cancelleranno? Questa è una cosa veramente assurda. No, però non la faccia lunga, perché ne abbiamo già parlato mille volte. Per vedere la domanda se c'è, perché non hanno capito se la gente vuole tornare a volare, vendono i biglietti pure sapendo che gli aerei non ci sono e non voleranno. Così dicono, ah beh, però questo scalo qua è molto richiesto, allora mettiamo un aereo. E la gente si ritrova che poi se invece l'aereo non c'è, il biglietto è inutile, ma l'ENAC con cui io ho avuto l'onore di parlare sarà severissimo. Sono pronte le sanzioni, ha detto. Sarà severissimo su questa cosa. Quindi, signori, i biglietti aerei in vendita fanno pensare a voli normali e frequenti, diretti in località classiche, visto il periodo, capitali, città turistiche, eccetera. Però c'è solo questo piccolo particolare, l'abbiamo già denunciato, lo rifacciamo oggi, molti sono collegamenti che non decolleranno, non quel giorno. E con ogni probabilità io mi sono comprato l'albergo pure, capito? E poi il rimborso del biglietto, e poi il rimborso del biglietto cosa sarà? Un voucher o soldoni? Allora avvertiamo le persone che si documentino il danno, perché non basta avere i soldi del biglietto che devono avere fino all'ultimo euro, ma se avete comprato l'albergo e dovete poi fare causa all'albergo per avere indietro i soldi o la vacanza rovinata eccetera, va bene, è vero, sono veramente... Non mi faccia parlare. No. Comunque, e noi mettiamo sotto inchiesta anche questo e ancora questo. Professor Criccelli, benvenuto, presidente della Società Italiana di Medicina Generale. Buonasera, come sta? Bene, molto bene, grazie. Bene. La sento sempre. Il Covid non l'ha preso, quindi sta bene. Ma Codacons! Oh. No, sono contento. Tanto Renzi sa benissimo. Cosa?
come reagiamo noi quando parla lui. Cosa fa? No, non dica cose poco chic. No, io non ho detto mica nulla. Noi facciamo naturalmente gli scongiuri. Da scienziati, noi osserviamo le evidenze della scienza. Non gli scongiuri. Professor Criceri, noi oggi abbiamo fatto una causa perché hanno fatto un'ordinanza di non fare le autopsie. Ma le pare possibile? Lei che è un medico, scusa che mi è No, prego, io devo semplicemente dare i dati Covid, cioè, prego. L'autopsia è pericolosa quando non c'è avuto il Covid, ma non è più pericoloso prendere un malato di Covid e portarlo all'ospedale o curarlo che non fargli un'autopsia, bardati come si fanno le autopsie? Ma mi pare una cosa logica. No, io non l'ho capita, avvocato Rienzi, la dica bene, non mi faccia impressionare troppo. Il Ministero ha detto evitate di fare le autopsie quando è scoppiato il casino del Covid, eccetera. Secondo noi l'ha detto perché con l'autopsia si ha la responsabilità se si è morti di una malattia infettiva di qualcuno, ma questo non è giusto, perché io ho diritto di sapere perché mio padre o mio nonno morto a caso all'RSA di che cosa è morto. Invece non ha detto no, fate subito la cremazione, fate subito il test. Vabbè, abbiamo capito adesso, professor Criceli, fatto ricorso a TAR dicendo che la risposta. Le autopsie sono necessarie, utili, tra l'altro sono servite per capire che alcune cose non andavano bene nelle cure, quindi è una cosa assurda aver comunque limitato le autopsie. Magari ce n'erano troppi, però professor Criceli risponda per favore in modo scientifico a quest'uomo che ancora non ha imparato che si dice autopsie e non autopsie. Intanto finge di dimenticare che ci conosciamo da 30 anni. Allora, le autopsie sono state effettuate. Sì. E ha ragione Renzi quando dice che noi abbiamo imparato moltissime cose dalle autopsie, osservando quello che era successo naturalmente, perché naturalmente si vede soltanto quando si guarda con gli occhi che cosa realmente ha provocato i disastri che ha provocato questo virus. Non è vero che è stato impedito di effettuare le autopsie. Le autopsie servono soltanto per i medici, per comprendere quali sono stati i danni. Basta Codacos, perché sennò io non riesco più a parlare di scuola. Quindi, non ha letto la circolare del ministro che dice evitate di fare le autopsie e abbreviate i tempi di trasporto all'obitorio e al crematorio. Ma come si fa? Diritto di replica. Le autopsie quando è necessario andare a capire alcuni fenomeni. Per il resto non serve, perché si facilita ulteriormente la diffusione del virus. La legge dice che quando si muore per una malattia infettiva si deve fare un'autopsia. Lei lo dovrebbe sapere questo. Ha detto una sciocchezza, caro Rienzi. Basta. Vuole che gli dica un articolo? No, adesso basta. Dice delle cose non corrette. Però ascoltate. Allora, io cerco di alleggerire chiaramente, perché voi potete immaginare alle 18 e 20 e 11 secondi quest'uomo mi tira fuori il problema terribile: autopsie, deceduti, regole. Quindi rientra nella nostra trasmissione. Lui lo sa, è per questo che non. Esatto, e l'abbiamo fatto. Il professor Criceli le ha risposto. Basta. Adesso però andiamo avanti. Non gliela legge la legge. Avvocato Rienzi, lei è stato molto chiaro. Vi fornisco i dati di oggi per quanto riguarda il coronavirus e i dati forniti, come sempre, come ogni giorno dopo mesi, il bollettino della Protezione Civile sul coronavirus. Devo dire che noi abbiamo anche un filo, abbiamo dei canali, è vero. Devo dire che l'avvocato Rienzi, lei mi sta mettendo alla prova, io voglio eliminarla dalla mia voglio far finta caduta linea, mi dispiace, clic, non sento niente, no, e faccio i gesti in regia. Allora, devo dire che Rienzi, però, al di là del fatto che giochiamo anche, lui ha fornito un servizio molto importante in tutti questi mesi, non ha abbandonato nessuno con dati, inchieste, denunce, eccetera, nemmeno un giorno. E questo devo farle, purtroppo mi pesa, i complimenti. Adesso però, buono un attimo, la prego, perché buono nel senso, mi lasci fornire i dati, perché sono molto importanti. Li ha già forniti Zazzera, il collega del GR1, molto bene poco fa, però io voglio la decodifica di Claudio Criceli, del professor Criceli. Allora, i positivi sono sotto quota 20.000 gli attuali positivi. Quindi
122 nuovi casi, mi dica se sbaglio perché sto leggendo adesso con lei le agenzie, quindi decrescita di 1064, giusto? Quindi 115 sono in cura nelle terapie intensive con un decremento di 12 pazienti rispetto a ieri. Certo. È così? Sì, è così. È così, bene. Li scrivono in aramaico questi bollettini, in ogni caso. Allora, i casi attualmente positivi sono 12.903 in Lombardia, 1.870 in Piemonte, controlli anche lei Rienzi, se sto sbagliandomi. Quindi sotto quota 20.000 gli attuali positivi 2. Ancora, coronavirus, 122 casi di guarigione. Ci sono 18 morte, 18 persone che hanno perso la vita però. Però ci sono 1159 guariti. Ricoverati, i ricoverati sono sotto quota 2000. I decessi ve li ho già forniti. Qualcuno per cortesia mi potete fornire i contagiati oggi rispetto a ieri? La cosa importante è che non c'è nessun morto in 12 regioni, nessuna persona deceduta in 12 regioni. Questo è un po' di ossigeno per tutti. Allora, 122 nuovi casi? È così? Sì, sono quasi tutti in Lombardia, la maggior parte sono in Lombardia. Quindi sono veramente ormai molto limitati. Stiamo andando verso come dire, la fase conclusiva di questo primo ciclo di Covid. Lombardia, professor, glielo dica. Cosa? Sono 62, sono la metà. Sì, sì, certo. La metà detto. Del totale, non si scherza. L'ho detto ora, certo. Certo. Perché la circolazione purtroppo dei virus sta sempre nei soliti focolai e quindi e sono soprattutto concentrati nelle due province fondamentali che sono purtroppo Bergamo e Brescia, c'è molto meno a Milano, Varese, eccetera. Quindi si conferma, però devo dire la tipologia adesso è diversa, sono casi che vengono riscontrati molto presto, sono persone più giovani rispetto a prima, sono persone che sono poco i vecchi hanno fatti fuori tutti, eccolo là. Dica quanti il numero degli anziani che sono stati fatti fuori nell'RSA. Usi un altro termine, fatti fuori è orribile. Ecco, che hanno perso la vita, la prego, fatti fuori è terribile. Pensi alle famiglie che sentono una cosa così. O nipote di uno di quelli, ma avrebbe certo detto anche peggio. No, certo, ma fatti fuori è terribilissimo. Adesso dai, bisogna avere le responsabilità di questa strage di anziani che non si doveva fare in questo paese. Ecco. Allora, io professor Cricelli, lui la dice a modo nel suo modo, nel modo del Codacons. Però è un po' una sensazione che abbiamo in molti. Avevo tantissime domande da farle. Avevamo Mario Rusconi già pronto per poter parlare. Professor Rusconi, preside, ci sente? Se mi sente, ha già appeso nella seconda parte. Se ce la faccio. Allora, Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di Medicina Generale. Grazie, buon lavoro. Codacons. Grazie. Lei più di tutti, siamo tutti sotto inchiesta.